Dalla dieta mediterranea a pratiche di assoluta avanguardia, Napoli vanta un'esperienza consolidata nel campo dell'alimentazione e con un programma di iniziative che mirano anche ad accrescere il flusso turistico in città, parteciperà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 alla nuova edizione dell'Expo di Milano. Il tema è Nutrire il pianeta e energia per la vita, un evento universale che coinvolgerà oltre 130 paesi per rafforzare la qualità e la sicurezza del cibo che mangiamo, puntando sull'innovazione della filiera e la conoscenza delle tradizioni alimentari. Una particolare attenzione ai paesi fuori dall'Europa per stabilire relazioni dirette, sicuramente utili per far uscire questa città dalla crisi che la sta attraversando. Insomma, Expo è una grande occasione per il paese ed è una grande occasione per Napoli. La fiera rappresenta per il capoluogo partenopeo un'importante occasione di rilancio del sistema produttivo locale, specialmente in un periodo economico difficile. Il comune parteciperà all'evento con uno stand presso il Padiglione Italia, attraverso cui promuovere il patrimonio artistico e culturale del territorio. Questo territorio è un'eccellenza conosciuta nel mondo per la capacità di nutrire il pianeta e anche per la sua energicità di vita che ha espresso sempre nella storia e tradizione culturale del nostro paese. Quindi ci aspettiamo anzitutto un protagonismo a livello di contenuti, promozione di eccellenze, contributi sul tema e occasione di sviluppo per l'innovazione. Una cabina di regia coordinata dall'assessorato al lavoro con la presenza di associazioni di categoria, centri di ricerca, università e istituzioni si occuperà della gestione delle attività. Previste iniziative di contrasto allo spreco alimentare e riuso dei prodotti, coinvolte le scuole e incentivato il commercio a chilometro zero. E noi vogliamo smentire in breccia quanti equiparano Napoli e la Campania a cibi o a prodotti non sicuri e non garantiti. Quindi una sfida in più che a questo punto rilanciamo e assumiamo noi. Da un lato scegliendo di essere ancora più rigidi rispetto ai protocolli e in ciò, come dire, condividendo un percorso con le associazioni degli agricoltori e con le associazioni del commercio e della distribuzione, dall'altro facendo dei temi della sicurezza che vedono alcune esperienze di carattere esemplare in questa città, uno dei temi sui quali Napoli intende dire che non è seconda a nessuno.